Salve a tutti amici, io sono Sonic Chan e bentornati su From Next Door. Non ho la benché minima idea di cosa dovremmo fare adesso. Tipo pulire in giro, iniziando pulendo in giro? E qui è riaperta un'altra volta la finestra. Ma non è possibile, chiudila. Quella creatura che fa ricompare? La parte razionale del tuo cervello vuole comunque rimuovere quello che è successo, ma dall'altra parte non si riesce a spiegare se questa cosa fosse effettivamente sovrannaturale e sconosciuta, ma a parte questo sembrava effettivamente troppo reale. La chiudiamo questa finestra e decidi di sostenere questa parte del cervello. Ok, non abbiamo niente di concreto per affermare che ciò sia vero. Quello che dovresti fare è andare alla ricerca di fatti e essere sicura di concentrarti su quello che è più importante. Viene solo di notte o viene solo attraverso la finestra? Arriva solo attraverso dalla finestra, ovviamente. E di notte, non so. Ok, non ti spieghi il perché, ma sembra che questa cosa, creatura, possa venire soltanto da una specifica finestra, ovvero quella dietro di noi. La chiudi, per favore. Daisuke Sen sembra aver pensato la stessa cosa, anche perché ha sbarrato completamente la finestra e chiuso a chiave la porta di questa stanza. Forse la sostanza schifosa, nera, trovata sulla serratura della finestra c'entra qualcosa. Viene solo di notte o non ti ha inseguito prima? Come non mi ha inseguito? Certo che mi ha inseguito, viene di notte questo coso. Ok, si manifesta durante la notte e durante il giorno. Le finestre di quella casa rimangono chiuse. Ok, non possiamo sapere però al 100% che questa cosa sia vera, quindi che non verrà durante il giorno. Beh, meglio di niente. Ah, non mi ha seguito fuori dalla casa, è vero? Per qualche ragione non è andato fuori, cioè non ci ha seguito fino fuori la casa. Cioè, avrebbe avuto abbastanza tempo per trascinarci dentro. Si è fermato perché lo voleva o perché non poteva uscire? Ok, quella cosa è entrata dentro casa, diciamo bene o male ieri, però non ha cercato di entrare gli altri giorni. Che cosa vuole esattamente? Ah, ok, non è abbastanza per giustificare perché il tizio di prima abbia lasciato casa senza una solida evidenza. Forse la parte razionale del tuo cervello dice di non concludere, cioè di non arrivare a conclusioni affrettate, e non sai se quello che hai visto ieri fosse reale o no. Allora, se questo fosse reale, e comunque se tornasse questa notte, devi trovare un modo per confermare i tuoi sospetti. Una volta per tutte. Forse magari ti puoi nascondere da qualche parte aspettando che Simo. Ma sei matta? Magari un confronto diretto sarebbe una cattiva idea. No, davvero? Ci stai anche pensando? Magari dovresti usare qualcosa per collezionare, per trovare delle prove. Quindi, innanzitutto chiudi questa finestra. Ma che. La chiudi? Cosa posso metterci? Una telecamera? No, 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 no. Pepepepepe. Però è salito qui sul tavolo. Perché è salito sul tavolino? Non voglio. No. Oh mio Dio! Voi state scherzando? Sono morta. Sto morendo. Non posso più muovermi. Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Hai aperto gli occhi, ma la tua vista è sfocata? Quando la tua vista. Ok, io farò. Eh? Come vedi te stessa alla finestra?
alla finestra. No, no, noi siamo da un'altra parte. Guardi giù e noti che c'è un burrone, uno spazio tra le due case. La tua mente capisce che la creatura ti sta trascinando nell'altra casa? Provi ad aggrapparti a qualcosa, ma non trovi nulla. Le tue mani si aggrappano alla. Può essere la sporgenza della finestra, può darsi, bloccando l'avanzata nella casa. Oh mio Dio! Sono finita dall'altra parte! Senti qualcosa che ti tira la gamba per trascinarti dentro? Disperatamente lo calci, provi a liberarti dalla presa della creatura. Ti aggrappi al davanzale della finestra più forte che mai e inizi a tirare, cioè spingere e tirare. Oddio! È andata. Addio ragazza, ci si vede forse o mai più. Sei quasi fuori dalla finestra quando qualcosa ti tira indietro. Ormai. Oh no, ormai è andata. È andata. Ok, prima morte. Quindi, ma è entrato anche nel mio letto. Ma il cuscino non c'è più? Però si è fermato anche davanti al PC, mi pare. Ok, proviamo a rifare questa situazione. Ok, dobbiamo trovare un modo. Usciamo. Anzi, direi di salvare qui. Magari possiamo chiedere alla signora, la signora vicina se ha una qualche telecamera. Mancano cose dalla mia borsa? Siamo anche chiusi dentro. Fantastico. E non è che non doveva andare diversamente? Ok, fotocamera. Fotocamera e la appoggiamo qui. Non possiamo fare nulla. E dove la metto la fotocamera? E se, anche se io so che lui è lì dentro, se proviamo a nasconderci noi. Appunto. Che io ti direi subito di uscire da lì dentro. Ah, ok. Stiamo usando adesso praticamente la nostra telecamera. Dei passi. È qui? Ok, passato. È ripassato. E che diamine! Dai! Ok, abbiamo sparato il flash della telecamera in faccia al mostro. Un po' confuso dal flash. E è il tempo di uscire fuori Devo uscire da qui? Ok, dobbiamo andare. Andare dove? Ma chiusa la porta lì! Che cosa ho preso? Deodorante? Ok. Pensavo di potermi chiudere in bagno, invece no. Si batte dietro la porta. Possiamo salvare, per favore? Non ti senti sicura? Abbastanza. È riuscito ad aprire comunque la finestra che tu hai chiuso? E se potessi anche riuscire a sbloccare le porte? Devo fare qualcosa? Oh no, oh no, oh no, oh no.
Salvare, salva, salva. Tipo 10 volte, salva. Qui c'era la finestra che non si apriva. E ora? Che faccio? Chiamo qualcuno? Come, il telefono è morto? Il telefono è morto? Ho un accendino? E un deodorante spray. Forse posso. Che faccio? Possiamo. Che cos'era quella fiammata? Premi A per dargli fuoco. Bastardo, maledetto, maledetto. È morto? Sono morta con lui, probabilmente. Ci è voluto un po', ma la creatura è stata coperta dalle fiamme. Ok, sta iniziando ad agitarsi. Ovviamente sta iniziando ad agitarsi e a sbattere contro le cose della cucina. Una volta che ha realizzato cosa stava succedendo, evidentemente siamo svenuti. Cosa? No, è morto. No, 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 no. Era morto. Anche se corroso dalle fiamme, la creatura rifiuta di lasciarti andare. Bene, moriremo con lui nelle fiamme, probabilmente. Oh, che bella morte. Ma perché? Ok, ho pensato, ma se in quel momento che posso usare il lanciafiamme, chiamiamolo così, io potessi uscire dalla cucina e andare a bruciare qui. O no? Se potessi uscire dalla cucina e comunque andare a distruggere quei rovi che mi intasano No, su! Non su! E no! No, ho fatto la morte di prima. Riproviamo? Devo allontanarlo però. Ok, sorprendentemente funziona e velocemente brucia. Spingi la porta e finalmente sei fuori. La creatura non ti segue fuori. Siamo vivi! Tu resti sul marciapiede e guardi la casa che piano piano sta prendendo fuoco. I vicini iniziano ad uscire fuori per vedere cosa sta succedendo. Honda-san, viene dalla tua parte preoccupata. Vagamente noti qualcuno che chiama i pompieri, i vigili del fuoco, che iniziano poi a spegnere l'incendio. Ma siamo salvi? La creatura? Non sei sorpresa quando ti chiedono che cosa fosse successo, comunque dato che stavi tenendo in mano un lanciafiamme fatto a mano. E gli hai detto della cosa dentro casa tua. Pensavi che fossero animali all'inizio, ma realmente non avevi idea di che cosa fosse. Allora loro ti hanno chiesto come ti sei fatto la ferita sulla tua testa. Ma non lo sai neanche tu? Honda-san, le ha detto che non c'era bisogno di andare in ospedale. Si è rifiutata comunque di andare in ospedale. Ok, sia Omura-san che la mamma confermano che hai parlato di un animale prima e quindi la polizia è meno incline a darti del matto, ecco. A dirti che hai inventato la storia. Ah, alla fine vieni accusato di comportamento spericolato e per aver quasi incendiato la casa dei vicini, dei tua e del resto del vicinato. E Furukawa Housing finisce per annullare il tuo contratto con la casa. È finito tutto per il meglio, no? Beh, va bene così, anche perché non ci avresti mai più rimesso piede lì dentro. Dai, Suga-san. Bene, almeno non ci hanno dato delle pazze e l'avrei bruciata anch'io, per carità, però. Magari la polizia che cosa gli racconti? Oh mio Dio, ho visto un coso strano che gocciolava roba nera e quindi ho dato fuoco a casa.
Onestamente, che cosa diavolo è successo in questa casa? È il secondo proprietario di già. Ah, Omura-san sta parlando. Ah, è il secondo proprietario che se ne va via. Quindi, che caspita succede nella casa accanto? Salve, c'è qualcuno qui? No, io non busserei. Non ci sono documenti che comunque dicono che qualcuno viva qui o. Non c'è davvero niente che riguardi questa casa. Penso che non interessi nessuno se entri dentro. Ma che cazzo? Ma non è possibile, dai. Ma che casualità? Ma che diavolo? Cioè, l'unico modo per entrare in quella casa è da quella finestra? Forse Matsuda ha ragione. Non voglio sapere cosa c'è dentro quella casa. Ma... E se noi volessimo saperlo? Probabilmente credo che se noi non avessimo detto nulla né a Omura-san né a nostra madre di quella sottospecie di animale che ci invadeva casa, ci avrebbero probabilmente messo in un manicomio. E niente. E anche questa piccola serie è finita. Spero di avervi fatto compagnia fino a questo punto. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie mille per essere rimasti con me fino a questo punto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!